Ripartiamo da Pontedera, Zappella perché hai fatto una partita importantissima, sei stato a nostro giudizio il migliore in campo e ti sei guadagnato anche questa maglia titolare per domani contro Lucchese. È una partita da non fallire, non ci sono più seconde chance. Intanto grazie per appunto avermi giudicato in questo modo e ovviamente sì, non possiamo assolutamente sbagliare, lo sappiamo tutti quanto è importante la partita di domani e così come tutte le altre che verranno da qua in poi e cerchiamo ovviamente di andare in campo con una testa diversa rispetto a quella che magari siamo andati in campo nelle altre partite e cerchiamo di affrontarla al meglio. Una cosa proprio sulla tua posizione, perché a Pontedera hai fatto l'esterno classico del 4-4-2 per il 90% dei minuti che hai giocato, mentre domani dovresti rigiocare come quarto di centrocampo nel 3-4-3. Qual è la posizione preferita se potessi scegliere Davide Zappella? La posizione preferita è quella con la quale avevo iniziato a inizio stagione, Quindi ovvero quella di quarto di domani. centrocampo, esatto. È quella che preferisco, ma comunque mi adatto in base a quello che c'è da fare, a quello che richiede il mister e a quello che richiede la squadra. Vi hanno chiesto, ne parlavamo anche con De Marchi lunedì nella riunione fatta con la società, tanta cattiveria agonistica che finora è mancata. Ti chiedo perché e come è andata la settimana in quest'ottica? Ah, quando magari hai delle aspettative alte come quelle che c'è a Pescara, magari perdendo una o due partite contro quelle con la quale dovresti giocarti il campionato, un po' magari ti destabilizza, un po' ti butta un po' giù di morale. Questo è quello che magari è successo a noi, che dobbiamo essere bravi a non far ricapitare e quindi dobbiamo appunto cercare di accantonare questa cosa qua e di aggredirla in modo proprio propositivo per cercare appunto di vincere queste e tutte le altre partite che verranno.